andiamo a giudicare e votare i cosplay del Comic Con di Napoli. Benvenuti in Kiwi! Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video. Oggi siamo tornati qui nella postazione nuova tra virgolette, nella postazione dove facciamo tutti i video un po' così i miei video. Perché come avete letto dal titolo, andrò e andremo, perché soprattutto anche voi dovete partecipare a questi video commentando qua sotto il cosplay che più vi piace e soprattutto qual è secondo voi il cosplay che si merita 10, a prescindere da qualsiasi cosa, 10 secondo il vostro giudizio, ok? Che poi magari se ci stanno parecchi così, se può fare pure un video riassuntivo di tutti i 10, chi può essere il cosplay top of the top del web. Non lo so, questa è un'idea, però ovviamente mi serve che voi commentate il video qua sotto con i vostri cosplay preferiti e il vostro 10, ma ovviamente dopo che come al solito già lo sapete, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fa tutto il cosplay che dovete fare sempre, dai raga. Andiamo a vedere alcuni cosplay che ho visto in giro nel web, in internet, Instagram, così, dei cosplay di Napoli, e quindi andrò a giudicare e commentare questi cosplay. Iniziamo subito, raga. Allora, raga, iniziamo subito da loro che c'hanno il cosplay. Hanno fatto il cosplay della Wii, che non so, c'è ancora gente che gioca la Wii? Non lo so, raga, fatemi sapere nei commenti, voi ci giocate alla Wii? Non lo so, secondo me come genialità, come idea, secondo me un 6 ci sta, anche se secondo me si meriterebbero anche un po' di più del 6 per l'impegno di aver fatto tutto sto robo così. Ma oggi voglio essere proprio cattivo e stronzo, rimaniamo sul 6. Andiamo avanti a vedere. Può essere un crossover di tra Zoro e Naruto e Google Maps, che c'ha una cosa in fronte. Sì, io penso che sia Google Maps di Naruto. Che cazzo è sta cosa? Non lo so, raga, non lo so. Però molto geniale. Voto 6 e mezzo, raga. Andiamo avanti. Lui è Giacomo Corvo. Può essere Giacomo Corvo, Jack Sparrow, raga, abbastanza bello. E molto fatto bene. 7, voto 7. E lui è molto inquietante, raga. Che voto gli diamo? Molto inquietante, raga. Voto 5. Andiamo avanti. Scrivete voi nei commenti il vostro 10. Ci sarà qualche 10 da parte mia in questo video? Non lo so, perché andiamo a vederli adesso. Dicevamo, voto, che voto gli diamo? Di Death Note. Allora, non ho visto Death Note, però conosco i personaggi. Ok. Più o meno conosco i personaggi. Devo dire che lui può essere fatto bene, ma poteva essere anche fatto meglio. La mascherina è molto molto strana, molto anacronistica la mascherina, però penso sia per il fatto dei denti della bocca, credo e voglio sperare. E nel caso, comunque, voto complessivo 7, voto complessivo. Andiamo avanti. Loro invece sono Ade, lui a quella centrale Ade,
quella roscia, credo sia Vedova Nera, non lo so, e quello a destra con i capelli bianchi può essere Dottor Who, non lo so raga, non lo so, se sto sbagliando scrivetelo nei commenti. Voto complessivo, andiamo a vedere lo zoomiamo. Voto complessivo 7 anche per loro. Lui è Chainsaw Man, raga, Chainsaw Man si merita anche lui un bel 7. Ma andiamo avanti, vediamo. Non so che sia una maid in generale, che c'è scritto sotto, magari mi può aiutare. Scattate una foto, ricordo, negli stand. Ah, questi sono gli stand che mettono nel padiglione Comic Con per fare le foto, molto molto belli, e dovrebbero metterli un po' dappertutto anche in altre fiere, tipo il Romix, ma vabbè, e non è. Andiamo avanti. Lo voto per questa bellissima maid, raga, secondo me qua iniziamo già a salire, perché è figa, raga, obiettivamente è figa, possiamo dire 8 per lei. Ma andiamo avanti, la sta salendo la qualità, devo dire. Lui, per suo spadone, non so se l'ha fatto lui, l'ha commissionato, l'ha rubato, non lo so, ma lui secondo me un bel 8 se lo merita, raga. Scrivete anche sempre voi nei commenti che voto date ai cosplay, soprattutto qual è il vostro 10, raga, fatemelo sapere. Per lui dicevo voto 8. Andiamo avanti in altro. Raga, questo è tanto. L'ho già visto in altre fiere a questo cosplayer. L'ho già visto in altre fiere, raga. Secondo me qua saliamo al 9, raga, perché è molto ben fatto. L'ho visto parecchie volte anche dal vivo, quindi voto extra, perché devo confermare la sua figaggine, che dalla foto non rende molto 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 di più dal vivo. Chi lo conosce può confermarmi. Voto 9, molto molto ben fatto. Andiamo avanti. Questo credo che sia di, può essere l'Uva Boss Azbin Hotel, non lo so, credo di sì. Nel caso mi sto sbagliando, fatemelo sapere nei commenti. Voto 7 per lei. Raga, che dire? Mi piace questo crossover. Questa sarebbe Wanda Scarlet Witch versione uomo o uoma, non lo so. Voto 8 e mezzo. Andiamo avanti. Voto complessivo, raga, per questa squadra di One Piece. Allora, secondo me, voto complessivo, andiamo sullo zoom, allora, vabbè, e qua diciamo che è bella, tanta roba, lui anche lui ha visto parecchie volte, l'ho visto in altre fiere, tipo anche a Romix, in altre fiere anche l'ho visto dal vivo, raga, rende moltissimo il personaggio. E quest'altro personaggio pure un po' più, non, no, ci sta il trucco, credo che l'abbiano, credo sia truccato, non si vede bene perché la foto è un po' sgranata. Ma andiamo avanti. Vabbè raga, questo è Luffy, sto Luffy, raga, è tanta roba, fatto molto bene, conosco, l'ho visto parecchie volte in altre fiere anche a lui, perché sta sempre con il gruppo di One Piece, uno dei Luffy molto molto ben fatti, devo dire. Lui invece, i muscoli credo siano i sua, e molto bella anche la parrucca e tutto il resto. Quindi raga, voto complessivo, secondo me mi voglio sbilanciare, raga, voglio sbilanciarmi, voto 10, ma lo confermerò solo a fine video confermerò il 10
di questo gruppo One Piece. Andiamo avanti, vediamo. Questo è Charlie e la compagna di Azbiro. Non ricordo il nome, raga, non me li posso ricordare tutti. Gamma fa. Voto 7 e mezzo per loro. Questo, oddio, non ricordo come si chiama. Questo è quello di Street Fighter. Non ricordo. Può essere Street Fighter. Non è. Può essere Tekken, se non sbaglio. Cazzo, questo è quello che fa capoeira, raga. E vabbè, però comunque è un ben fatto pure lui. Comunque, devo dire, andiamo sullo zoom. C'è sta il muscolo, c'è sta i dread pure, raga, molto ben fatto, devo dire. Che se beve il crodino, perché beh, fa bene, diciamo. E vabbè, diciamo che voto gli diamo. Voi gli diamo un bel 8, raga. 8, ma pure 8 e mezzo. Dai. Lui invece è Spider-Man di Tom Holland. Vabbè, è facile con una Zentai. Però, diciamo, il fisico come sta messo a sto punto, perché l'unica cosa che possiamo vedere oltre la Zentai è quanto possa essere ben fatta la Zentai. La Zentai sembra ben fatta, devo dire, la maschera pure. Fisico ci sta, diciamo, non c'è il panzone come ce l'ho io. Quindi, secondo me, voto per questo Spider-Man. Eh beh, il 9 ci sta tutto, raga. Il 9 ci sta, Andiamo avanti, vediamo chi altro c'è. Questa è la Winx, non ricordo come si chiama. Winx può essere. E scrivete nei commenti chi è questa cosplay. Voto 8 e mezzo, raga. 8 e mezzo. Andiamo avanti. Lui chi è? Non lo so. Può essere di Mad Max, può essere di qualsiasi altro videogioco. Non conosco la mia. Non conosco, perché la mia ignoranza va oltre ogni limite. Ma quindi mi limiterò a vedere come è fatto, quanto può essere figo, quanto è fatto bene, diciamo. E beh, devo dire che, raga, l'impegno c'è. Non so se l'ha comprato, l'ha fatto lui. L'impegno c'è, è fatto bene, raga. Secondo me. Resta, secondo me, il 10 se la gioca anche lui, Confermerò a fine video fra il 10 suo e il 10 di One Piece chi se lo aggiudica. Secondo me questo è 10 suo merito. Andiamo avanti. Loro sono un altro gruppo di One Piece, che è anche loro molto bello, mi piace, bravi, complimenti. Voto complessivo, ovviamente, voto 8, raga. Andiamo avanti, vediamo. Credo sia un altro di One Piece, credo. E quindi anche a lui 8 pure per lui. Ecco, vedi, qualcuno dei Dragon Ball, allora c'è sta qualcuno dei Dragon Ball. Loro sono i Great Saiyaman e la compagna Videl, che non ricordo com'è che si chiamava. Lui era Great Saiyaman, lei era... non me lo ricordo. Voto complessivo per loro, raga, forse sarà che sono di parte, ma io gli do 9. Raga, sapete, Dragon Ball sta nel mio cuore, sta sopra ogni cosa. Posso essere di parte? Sti cazzi, il video è mio e i voti li decido io. 9 per loro, 9, andiamo avanti, 9. Loro sono il gruppo Bar, proprio un mashup bello, mi piace. Barbie, Cobra Kai, come si chiama lei? Non me lo ricordo. Cobra Kai, Wonder Woman e Shazam. Voto complessivo, raga, devo dire molto belli, molto ben fatti. Che voto gli damo? Gli damo un bel 9, però devo dire, raga, 9, ma raga, lui ma che è l'attore proprio, raga, ma a lui pure 9 e mezzo, no, 10, no, troppe persone ho dato, 10, no, 9 e mezzo, dai, lui fa alzare il voto, raga, perché è proprio l'attore lui. Ma complimenti, andiamo avanti.
loro sono, vedi, Wanda e Capitan America, raga, tanta roba, raga. Raga, secondo me 9 ci sta per loro, 9. E loro invece che voto gli damo? Belli, complimenti. Devo dire, l'impegno per questi cosplay si vede. Non so se li hanno fatti loro, li hanno comprati, li hanno commesso, non mi interessa, io giudico la foto come sono fatti. Loro, voto complessivo, raga, secondo me anche loro un bel 8 ci sta tutto, raga. Minimo 8, Raga, attenzione, raga, la qualità dei cosplay sta salendo perché... Oddio, ma posso strippare io, ma mi dà un po' di... Raga, scrivete nei commenti, ma assomiglia un po' a Julia Roberts, raga? Cioè, tipo Julia Roberts quando era giovane, dai. Secondo me ci sta, se trovo una foto di Julia Roberts la metto a fianco. Non lo so se l'ho trovata, ma penso di sì, raga. Cioè, guardate la cosa. Secondo me c'è sta, Julia Roberts. Guardate, da quando era giovane. Qualcosa c'è pia, Vabbè, non divaghiamo. Restiamo concentrati sulla votazione. Votazione 9. Votazione 9. Andiamo avanti. La squadra dei Ghostbusters, che voto gli damo? 9 anche per loro, 9 anche per loro, raga, tanta roba, complimenti. Lui è il Ken, però dai Ken, ma a barba te potevi farsi, dai, no, 7, raga, te potevi fa barba, poi ricresce se è il tuo stile, 7. Loro invece il crossover con Belle e quello di Bud Spencer, Bud e Belle Spencer. Gli do il voto 8,5, raga, mi piacciono. Tutti gli Spider-Man, che voto gli posso dare? A tutti gli Spider-Man, se non un bel 9 abbondante, se lo meritano tutto. Complimenti, raga. Aspetta, ma questo è un dinosauro Spider-Man, se ne è accorto solo ora. È un dinosauro Spider-Man. Ma un 9 abbondante, confermatissimo proprio. Bello, raga, ci piace. Lui e lo Spider-Man che veniva prima dal gruppo si è staccato perché è andato a salutare a Goku e il piccolo Goku, raga, tanta roba. Raga, a sto Goku, il piccolo Goku, che voto è con Spider-Man? Vabbè, Spider-Man faceva parte del gruppo di prima. Raga, a sto Goku e piccolo Goku, raga, 9,5, insomma, secondo me ci sta. C'è sta pure la nuvola Speedy fatta da lui. Conosco il cosplayer, tanta roba, complimenti. E c'ha pure i muscoli, la muscle suit, raga, secondo me 9,5 è proprio pienissimo, 9,5. Andiamo avanti. Lui invece è un altro cosplay molto molto bravo, lo conosco questo cosplayer e il cosplay. Devo dire che in questo personaggio ci sta un botto, devo dire, complimenti. Pare proprio l'attore, in questo caso ci sta proprio, complimenti, raga, complimenti, 9 anche per te. Aspetta, ma vedi gli artigli come sono fatti, cioè, però vedi, pure gli artiglioni, non so se li ha fatti lui, se li ha commissionati, però rendono proprio l'acciaio degli artigli. Complimenti, raga. Ma mo, se riesco a trovare, trovo la foto di sto personaggio. Se la riesco a trovare, spero di sì, la metto a confronto, così potete anche voi giudicare. Raga, secondo me anche con l'attore ci sta un botto, Secondo me 9 ci sta tutto per lui, 9. Andiamo avanti. Sono finiti, raga. E allora, confermiamo, raga. Sono combattuto fra One Piece e il gigante cornuto. Non so che personaggio sia. Tra dove sta? Andiamo a ricercare il gigante, dove sta quello cornuto, il cornutone.
ah eccolo il cornutone, sono combattuto fra il 10 suo e quello di One Piece. Dove sta One Piece? Famona, è questo gruppo di One Piece, sono molto combattuto. E beh, secondo me però, vabbè, andiamo sul gruppo di One Piece, confermato il 10 del gruppo di One Piece, questa puntata la vincono loro. E quindi raga, abbiamo visto chi ha vinto questa puntata, il 10, il gruppo di One Piece. Complimenti ragazzi, complimenti. Voi invece ragazzi scrivete qua sotto nei commenti qual è il vostro 10, così magari se stanno tanti 10 da parte vostra, magari ci faccio un video proprio di tutti i cosplay che hanno vinto questi video, così. Non lo so, vediamo, scrivete nei commenti qua sotto. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video di lunedì, perché sabato e domenica c'è sta la Novegro, la fiera del fumetto di Novegro, e giudicherò anche, giudicherò e voterò dall'alto della saccenza del mio sto cazzo, giudicherò e voterò i cosplay di Novegro. Quindi raga, votate questi cosplay e poi voteremo anche quelli di Novegro, vediamo quali cosplay ci sono lì. Va bene ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale Shokari!